Bene, salve a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro che a me non mi piace parlare tanto della mia vita, io parlo sempre così, però mi vedete accerchiato da questi strumenti. Quando si parla di suono, soprattutto di questa musica tantra, che vi dirò anche che cosa consiste, che cos'è, praticamente di teoria io dico sempre abbiamo un'ora e mezza a disposizione, ce ne dovrebbero avere 4 ore. Perché è molto, ma molto vasto. Allora, parto già con una... vi do un'informazione che di solito, soprattutto qua, che c'è anche una scuola ad Assisi, quindi me l'hanno già chiamato alcune persone, ma fa parte di musicoterapia questa terapia del suono. Allora, vi dico la differenza tra la terapia del suono e la musicoterapia. Soprattutto questa differenza c'è solo in Italia. Già in Austria, nei paesi, non solo in Europa, ma quasi in tutto il resto del mondo, c'è questa sintesi, c'è questa unione. Praticamente qui la distinzione consiste che la musicoterapia si applica prevalentemente, anche se si sta aprendo, in un ambito clinico, non dico handicap, comunque un ambito prettamente clinico, mentre la terapia con i suoni è più persone normali, così. Cosa consiste questa musica tantra? Praticamente l'ho inventato io, musica tantra, perché grazie ai sciamani che mi hanno dato la spinta, la motivazione di abbinare il tantra con la musica. Vi spiegherò che sono molto facile, cioè nel senso si abbinano 3 elementi, la voce, il movimento fisico, grazie, la voce, il movimento fisico e quell'altra cosa, che praticamente adesso ve lo dico dopo, perché è una cosa che mi viene in mente sempre più tardi, ma la cosa principale, quella è l'ascolto. L'ascolto è quello che faremo oggi, perché è molto molto vasto anche questo, veramente, ma io ripeto, mi vedete qui degli strumenti, oltre a teoria mi piace anche tanto far pratica, ci sono 4 livelli di ascolto, che tra l'altro sono tecniche che potete utilizzarlo anche nella vostra vita quotidiana, non solo dai musicisti veri, ma la potete utilizzare anche a casa vostra, o se sentito musica anche dal live, dal vivo, eccetera. Parto subito dal movimento fisico. Il movimento fisico, tante persone mi dicono, ma che cosa ha a che fare con musica, cioè col suono? Allora, si è visto, si è constatato, non è che me lo sono inventato, che magari, ecco, come qua oggi, non so se avete avuto la fortuna di parcheggiare qui di fronte, ma sicuramente avete fatto una passeggiata. È la cosa migliore, perché si è visto che se tu, prima di ascoltare la musica, e fai una passeggiata, fai stretching, fai un'attività sportiva, qualsiasi cosa, anche yoga, qualsiasi cosa, o danza, dopo il nostro corpo è più predisposto all'ascolto. Vi farò vedere anche delle foto, ci sono proprio anche delle dimostrazioni pratiche, questa cosa qui. Infatti dico sempre, non vi faccio muovervi, però nei miei gruppi, che tra l'altro faremo qui, poi vi dirò anche la data, se c'è la possibilità, se c'è un gruppo di persone, non dico di fare chissà che cosa, ma un po' di movimento, di danza, perché è molto importante per questo motivo. Il movimento fisico si tratta solo di questo. Ne parleremo un po' della voce, non vi preoccupate, non vi farò cantare, perché qui non si tratta di cantare mantra, nada, yoga, è totalmente un altro aspetto. Vi spiegherò anche questo nei dettagli che cosa consiste la voce. È molto molto particolare la voce in questo caso, ma l'ascolto, ripeto, è la cosa un po' primaria, 50% di questo musica tantra. L'ascolto si abbinano a tantissime cose, come ascoltare la musica, in che modo, vedo, ormai dalla mia esperienza trentennale, il tempo passa però ormai, veramente consiste, come ascoltare la musica, lo ripeto, anche i musicisti non sanno queste cose, questo è un aspetto che mi è rimasto un po' allibito, ma comunque è una cosa molto particolare. Io direi, prima di iniziare il primo livello di ascolto, vi do altre 2 informazioni che ritengo che sono necessarie, ma utilissime. Probabilmente lo sapete già. Io dico adesso ormai, attraverso i libri, anche dei relatori di qualsiasi disciplina, ne accennano. Quando io ero giovane, che ne accennai queste cose, mi guardavano come se fosse un dico un UFO, ma c'era un po' da ridere la situazione. Comunque, la prima cosa è che, io dico sempre, noi non ascoltiamo solo con questo, con le orecchie. Anzi, si è visto, si è constatato, che le nostre orecchie ascoltano soltanto il 30, 40, 50%. Mi capite cosa vuol dire? Ovvio che
è costruito per ascoltare, ma io chiamo il grande orecchio, dalla testa fino ai piedi, tutto in ascolto, quello è il grande orecchio. In questo momento voi mi dovete ascoltare, ovviamente dovete elaborare quello che dico, ma vibra ogni millimetro quadrato di ogni vostra cellula, quindi dagli organi, ossa, sangue, pelle, tutto in ascolto. Questo è molto molto importante quando faremo anche le prove. Io vi farò sempre immaginare un grande orecchio. Io dico di immaginare, ognuno avrà una sua dinamica, una sua storia, però è importantissimo. Se ascoltate la musica, immaginatevi un grande orecchio e cambia completamente l'ascolto, oltre anche altre cose. La seconda cosa viene più dalla fisica normale, fisica elementare. Se lo sapete, il suono in un ambiente liquido viaggia molto più velocemente rispetto all'aria. Infatti qui dentro, sebbene che è un posto con riverbero abbastanza buono, poi io adesso ho un microfono, mi sentite come se fosse a distanza di 20-30 centimetri, però se non ci fosse il microfono dovrei alzare un po' più la voce. Insomma, c'è l'aria che viaggia una certa quantità di metri al secondo, dipende dall'altitudine, eccetera. Però immaginiamoci, assurdo, ma che qui è tutto messo di liquido, acqua, e io parlo, si sentirebbe così vicino come adesso io, anche se uno è là in fondo, perché proprio è il liquido che va molto veloce. Poi ci sono anche il legno, segature di legno, e anche il ferro è molto veloce. Tutto questo vi dimostro, anzi dimostrato, che il nostro corpo è costituito in gran parte di liquido, 75% di liquido. E lì io chiamo il tema conduttore di questa terapia del suono, lì va a smuovere di tutto, va a smuovere che cosa? Potremmo parlare delle ore, non soltanto a livello fisico ma anche a livello emozionale, i suoni vanno molto a livello emozionale. Bisogna sapere queste cose qua perché veramente vi danno un po' la base di che cosa fa. Allora, io prendo in mano il violino perché quando avevo i capelli più, insomma, con i due ricchini, insomma, vengo dal mondo della musica io, adesso io cosa devo fare? È un primo livello di ascolto. Ripeto, lo potete fare anche a casa vostra, con un CD o musica dal vivo. Allora, qui non devo dimostrare che sono un violinista, compositore, direttore d'orchestra, non mi interessa niente. A me piace più suonare più che parlare, quindi io mi diverto più a fare questo. Però voi cosa dovete fare? Vi inviterò a chiudere gli occhi, perché occhi chiusi siete più presi dall'ascolto. Occhi aperti vi perdete già il 50% anche più dell'ascolto. È ovvio che il visivo ti fa prendere, ma io dico, un violinista non sono granché da vedere, è importante quello che sentite. Vi farò visualizzare questo grande orecchio, dalla testa fino ai piedi. E la cosa più importante, io chiamo il terzo punto, che è la più difficile, non dico di stare qui e ora, perché è difficile stare nel momento presente, però cosa potete fare? Che questo, ripeto, non è facile. Mentre suona, che non devo suonare a Paganino, Mozart o Bach, improvviso l'energia che sento di voi. In 3 minuti mi dovete sopportare. Però cosa vi dovete fare voi? Non andate nel giudizio o nella critica. Vale a dire, mi piace la musica, non mi piace la musica, ho fatto la passeggiata, ho parcheggiato lontano, e dopo devo andare dall'amico, devo telefonare a un amico. Lì si è già perso. Non andate nel giudizio, nella critica. State dentro, sentite i suoni, cosa entrano e cosa fanno. Punto, senza andare cosa mi farà, cosa mi dirà. Provate a non giudicarlo. Questo veramente vi aiuta tantissimo. Allora, aspetta che accordo. Allora, potete chiudere gli occhi e immaginatevi veramente un grande orecchio dalla testa fino ai piedi. Proprio un grande orecchio, come se all'interno del vostro corpo non ci sono organi. Provate, ne ossa. E lo ripeto, cercate di ascoltare questa musica senza forme di giudizio o di critica. Thank you.
Potete aprire gli occhi? Si può chiudere la musica sopra, per favore? C'è un trucco, prima sono stato zitto. Ripeto, non è che è stato inventato questa cosa, ma io chiamo il trucco. L'effetto della musica, dei suoni, lo si ha prevalentemente dopo aver ascoltato la musica. L'effetto, io sto parlando a livello fisico, ma anche a livello emozionale. Noi siamo abituati che finito un concerto live c'è l'applauso, che a livello energetico è una botta. È gratificante per il concertista, è ovvio, ma veramente l'applauso è una cosa tremenda. Mi viene in mente sempre, dico il nome, tanto maledetto di dirlo, che praticamente Vasco Rossi, tutti sapete chi è, viene ogni tanto da me a fare la terapia e mi dice sempre: come sarebbe bello, finiti i miei concerti, io non sono mai andato a vedere un suo live dal vivo, ma chi è andato a vederlo nello stadio, ci saranno 80.000 persone anche passa. Finiti i concerti, tutti dovrebbero stare zitti almeno un minuto. E detto, sì, Vasco, non è semplice, però sarebbe bello. Vi faccio un altro paragone che mi è capitato a me, che è stata la prima volta, non era, che era nuova, non ha novità, però io dovevo fare un concerto per violino in un monastero zen che ho suonato lì, che dopo è stata anche una scuola, circa un annetto, in periferia di Tokyo. Avete presente quelli zen, quelli rasati come me, peggio, tutti vestiti in bianco, 500 monaci? E mi ricordo che finito il concerto tutti erano zitti e assorti in meditazione. Lì mi ero detto, beh, non c'è l'applauso, siamo in un ambiente di meditazione, e ero diventato, mi ero fatto un po' nella mia testa tante piccole cose, perché mi dicevo, beh, non ho suonato bene, non c'è stato l'applauso, sapete. Il mio manager mi ricorda che dietro mi faceva così, stai lì. Non so quanto è passato, se un minuto, cinque minuti, comunque è stato un incredibile per quell'esperienza, mi ricorderò sempre. Ma cosa è successo? È che dopo c'è stato l'applauso, addirittura mi ricordo anche i 7 bis. Però alla fine venne questo era il capo, chiamiamolo, quello, un centenario, sembrava una scena da film col bastoncino, e mi disse, you don't understand the silence. Cioè, tu non hai capito niente del silenzio. No, Martin, sorry, però io intuivo che probabilmente doveva stare in silenzio. Ok, vieni qua a studiare, poi. Comunque, dopo lì mi sono fatto degli studi, ovviamente andando avanti anche con gli sciamani, ma questa è una cosa veramente incredibile. Finito la musica, siete a casa vostra, non andate via subito. State lì qualche, non dico due secondi, non dico cinque minuti, ma almeno un minuto, due minuti, tre minuti, vedete voi un po' di tempo, lì, non pensando a quello che dovete fare dopo o quello che farete prima. Ma la musica si è visto e si è constatato che lavora all'interno del nostro corpo dopo aver ascoltato la musica. Sembra un gioco di parole, ma è così, soprattutto a livello fisico e soprattutto a livello emozionale, non solo, perché c'è tutta una marea di roba. Quindi ogni volta che siamo una pratica, più libertà in silenzio. Io direi di passare subito al secondo livello di ascolto. Io prendo in mano queste qua perché penso che tutti sapete cosa sono. Adesso sì, Mi ricordo le prime volte che dicevano, sono le pentole a pressione della nonna. No. Allora, io vi chiedo scusa, ma apro una parentesi un po' lunga, ma non voglio dilungarmi, non voglio fare chissà chi, però ormai mi aiuta l'esperienza, ho una scuola, quindi è anche controproducente contro di me. Adesso ci sono da dire alcune cose. Sono chiamate campana tibetana, ma non ho ancora capito, perché non è nata in Tibet. Prima cosa. Seconda cosa, adesso, che me l'avevano già detto 35 anni fa, 40 anni fa, quando io avevo 16-17 anni, che andavo già via, e mi ricordo che mi dicevano, guarda che in futuro si utilizzerà questi suoni, anche nella musica, dappertutto, che da un certo punto di vista è bello. Io vedo anche delle mancarelle di vendite di campane tibetane anche nel mercato delle auto usate, per farmi capire come... che da un certo punto di vista, ma non esiste il massaggio con le campane tibetane. Non esiste. Ve lo dico, io insegno, anzi tra l'altro la mia allievo qua, che purtroppo c'è di moda un po' questa cosa qua, anche perché io dico queste due cose. Prima di tutto tu devi avere uno strumento adatto. Io paragono sempre il violino, questo è un violino del 1899 fatto da un liutaio a mano. Una volta nella mia vita ho suonato un concerto uno Stradivari, tutti sapete. Cioè come avere sotto il sedere una Ferrari rispetto a una 500. C'è una differenza incredibile. Queste trovarle così sono già difficili. Poi ci sta, uno le prende, gli piace, bellissimo. Ma per fare scopo terapia può essere anche controproducente, perché io dico,
ci sono, tu puoi essere anche il più grande massaggiatore del mondo, sapere tutti i punti, ne vedo tante, anche ci sono tante scuole, che ripeto, è bello, però mi vengono tantissime mail, ho fatto una terapia a Roma, non mi dico, no, io non conosco nessuno veramente, e non sono stato bene, fin quanto va bene, va bene. Poi mi dice, ho avuto un problema, magari nausea, e dico, ok, gli è passato dopo qualche giorno, no, parlato col terapista, sì, mi ha detto che passa, oppure come una volta ho sentito, mi ha detto di prendere una pastiglia per il mal di pancia. Io mi dico, ok, non è così, perché prima di buttare addosso alle persone e far toccare strumenti, può essere anche tosto, per farmi capire. Io dico questo perché i punti sono pochi nel corpo, anche perché queste sono nate come ciotole. I monaci, 2000 anni fa, ai tempi di Buddha, forse anche prima, erano delle ciotole in cui facevano tutti i loro bisogni, tutto. Poi arrivò un certo mongolo, dalla catena himaliana nord-ovest, che disse, oh, fa anche un certo suono. È iniziato a suonare, dopodiché era come le chiese da noi, ci sono le campane, questo è il richiamo dei fedeli, tra virgolette. Poi dopo si è visto che si poteva toccare il corpo, ma i punti del corpo dipende dalla persona a persona, cambia. Questa è una storia un po' lunga poi dopo. Quindi io vi dico, provate, si va bene, va perfetto, però devi avere un po' queste considerazioni, perché adesso c'è andato di moda e hanno creato un po' un business. A me non piace tanto parlare di queste cose, ripeto, è una scuola che poi non solo di questo, ma di tutte queste cose che va anche un po' contro. Però io dico sempre ai miei allievi, non è, allè, ti prendi la campanina e butti addosso. Anche perché non dipende dall'età, dipende molto dal materiale. Lo dico in sette metalli, sì, ma da questi sette metalli il 55% è oro. Se non c'è il 55% oro, non vale una cicca, è come avere una 500. Uno. Poi dopo bisogna sapere altre cose. Vi chiedo scusa, ma veramente mi sembrava giusto, non mai lo dico nelle conferenze, nei convegni, dappertutto queste cose qui, perché deve essere anche giustamente detto, perché adesso io vedete, le volto, vedete che dal riflesso della luce che sono state battute a mano, è come fanno un violino, ci richiedono 2 anni e mezzo prima di fare una campana tibetana. Vedete, ci sono dei punti, quando viene fuso, poi dopo sentono il suono, quando deve riprendersi dalla fusione, deve solidificarsi, poi dopo se il suono non è bello. Questi esempi sono nati proprio per dare energia al corpo e per toccare questi punti, che, ripeto, sono diversi da persona a persona. Però, ecco, vi do solo questa informazione, chiusa parentesi. Cosa consiste questo livello? È un po' più approfondito rispetto a prima, magari avete già sentito prima, però ne sono 4-5 quelle che ho qua. Voi cosa dovete fare? Vi farò chiudere gli occhi, vi farò immaginare questo grande orecchio dalla testa fino ai piedi, e rispetto a prima, cercate di sentire se con questi suoni qualche vibrazione vibra nel vostro corpo. Se non vibra niente va bene lo stesso. Però se sentite una spalla destra, la pancia, andate lì col suono. E dopo vi lascio 5 secondi, anche 6 secondi di silenzio, ma non pensando alla pasta asciutta che mangerete dopo. State lì, sentite il vostro corpo. Chiudete gli occhi. Immaginatevi questo grande orecchio dalla testa fino ai piedi e, ripeto, cercate di sentire le vibrazioni dove vanno.
Ok, vi faccio aprire gli occhi. Allora, domando, è tutto ok? Vi ha dato fastidio qualche cosa in queste due prove oppure no? Ditemi voi. Avete sentito vibrare qualche parte del vostro corpo? Vabbè, se è poco è già sufficiente. Comunque, non... ognuno... Ecco, ricordatevi una cosa, prima che mi dimentico. Ricordatevi che qualsiasi suono, ma anche musica sentiamo, sentiamo qualche parte del corpo, vuol dire che lì va dove ha maggior bisogno il suono nel corpo. Noi siamo abituati che, di solito, per dire, non è che sia malato, non fraintendetemi, però ha bisogno di più il suono. Dove ci va nella parte, ad esempio nelle mani, magari ha più bisogno lì, non che si abbia problemi le mani. Mi capite cosa vuol dire? Quindi tutto questo. Vi ha dato fastidio i suoni acuti? Allora, i suoni acuti, c'è un motivo fisiologico, ma ve lo dirò dopo. Purtroppo i suoni acuti sono quelli che ci fanno bene. Hanno detto, chiamati i medici, che sono la vitamina C del nostro cervello. Lo so, e invece i suoni, noi siamo abituati che tanta gente, adesso ve lo dico da questo qui, i suoni gravi, voi sapete i suoni gravi quali sono, sono quelli bassi, praticamente c'è anche da dire che loro vanno molto a vibrare la parte inferiore del nostro corpo, i suoni gravi, i suoni acuti la parte superiore del nostro corpo, ma si è visto che i suoni gravi non che ci fanno male, non fraintendetemi, hanno un effetto anche loro, è anche benefico, però rispetto ai suoni acuti ci fanno molto bene e ricaricano il nostro cervello. Ve lo dico perché pensavo anch'io, ho detto, ma come, tante volte, no, questa è una cosa molto importante a saperlo. E a me mi facevano anche delle prove, non vi dico, ad esempio, avete presente, adesso vi farà un po' la lavagna con l'unghia oppure col gesso che ti fa, questi fischi, pensate, dovete sentire questi fischi, che iniziano detti di tutti i colori. Una volta entrato è incredibile, ci è voluto un po' di tempo, mi portavo anche nel metro a sentire i fischi della rotaia, che era incredibile, non è questione di mentale o non mentali, questo no, è questione solo che tu, ci sono delle tecniche, ti devi far trapassare dal suono. È importante perché dopo, io ripeto, i suoni acuti vanno qua. Poi adesso qui li ho sentiti così, ma più entri nel suono acuto, meglio è. Poi dopo c'è tanto da dire. Il violino vi ha dato fastidio e curiosità? Avete sentito vibrare anche lì qualche cosa nel vostro corpo oppure no? O è stato tutto molto così? Pronto? Parlo? Siamo a Perugia? Non so, non è che vedo. Certo. Uno un po' autosuggestionarsi perché sa di avere una parte o un organo delicato o che ha dei problemi, come ad esempio mi è successo a me adesso, cercavo di recepire la vibrazione in una zona che io so che ho dei problemi e forse mi ha distratto. Ma no, però... Però ho sentito le gambe appena. Sì, vabbè, adesso poi... Dopo è lì, anche lì è soggettivo, però non bisognerebbe mai... Cioè, non bisognerebbe mai, no, altri, mi correggo. Ogni tanto esiste anche questa tecnica di mandare il suono lì, nella parte più debole, chiamiamo così. Ma prima bisogna sentire il nostro corpo dove va. Ah, ok, allora un altro paio di maniche. Allora questo sì. Consapevolmente... No, vabbè. Va bene anche così, no, è normale che viene fuori così, però questo lascia pure che venga fuori, perché dopo di solito o senti di qua, senti di là, ripeto, ognuno anche, perché anche questo, ci siamo, adesso qui saremo 15 persone più o meno, ma vai anche nei concerti di 10.000 persone, ognuno sente a suo modo, è sbagliato quell'idea che c'è solo una musica e tutti sentono uguale, no, assolutamente non è così. Il suono si può anche vedere. Adesso vi faccio vedere alcune foto. Voi non so. Volevo solo dire che io ho avuto la sensazione di brevità. Brevità. Cioè? Mi dispiaceva che è stato... caro mio, tu hai detto, io se mi lascio qua fino a mezzanotte, se voi siete disponibili, io ci sono. Altrimenti... Sì, ma mi fa piacere che mi hai detto così, perché avrei anch'io continuato di più. Poi dopo, vabbè, è ovvio che è giusto una dimostrazione per sapere che è ovvio. È colpa loro, qui non è colpa mia, è colpa sua. Dico, abbiamo dei limiti, dai. No. Sì. Ho sentito come dei fischi, no? Sono gli armonici. Quindi sono gli armonici. Yes. Okay.
Infatti è un tema che di solito dico alla fine. Tutti i fischi, ma noi sentiamo tutti i suoni. Anche il piede che adesso ha mosso lui e lei che mette le mani così, sento, ha dei fischi, sono gli armonici, non lo faccio per dire, ma ci sentiamo. Anche prima, ovvio, ovvio, ma adesso lì è una questione proprio artificiale, cioè tecnica dopo lì, è una questione tecnica. Ma noi sentiamo tutto. Se viene qui un cane, alzi subito le orecchie. Ma è una cosa bella, eh? Non ho sentito male. No, no, ma nessuno sente male. Allora, vi voglio far vedere qualche foto. Voi non so se avete mai sentito parlare della cimatica, che è lo studio dei suoni attraverso le forme, detto in parole molto molto povere. Vi faccio vedere queste due foto, scusate, ma è meglio le foto che avere di dietro, tanto sono, ho tre o quattro foto, vabbè, è del 1900, chissà dove queste foto. Però, vedete, è la forma che mi interessa. Cosa è stato fatto? Un individuo chiamato Hans Jenny, uno svizzero, ma è stato ancora prima nel 1700, tra l'altro Candini, è stato uno anche che ha fatto queste cose, ma uno svizzero cosa fece? Si è messo su un vetro grosso come questo foglio, una bella goccia d'acqua visibile ad occhio nudo, che può essere del rubinetto, dell'acqua, della montagna, dal mare, dal lago, eccetera, poi sotto in questo caso c'è la lampadina, in questo caso è gialla ma può essere blu o bianca, sopra c'è una macchina fotografica e vicino c'è uno stereo. Quando lo stereo produce un suono grave, guardate la forma. Stesse gocce d'acqua, sottoposto allo stereo col suono più acuto, guardate la forma. Quello che succede qui succede anche nel vostro corpo, eh? Vi ricordate perché è costituito in gran parte di liquido. Ci sono tante foto. Adesso vi voglio far vedere anche questa qua, così vi faccio un po' di caos. Allora, questa qui è blu perché la lampadina è blu. Arrivo, Quello è questo qua giù. È la stessa goccia d'acqua di questa, solo che questa è vista dall'alto, ripeto perché è blu, questa è vista frontalmente. Se vedete queste tre palline, 1, 2, 3, non li vedo qua di dietro, sono queste qua, 1, 2, 3. Solo che questa è vista frontalmente, ma si muovono, è una cosa incredibile vederla. Poi mi piace farvi vedere altre due foto, prima su queste vi chiedo ancora un'esima scusa, in bianco e nero, ma questo lo feci io nel 1980, quel vecchio Nokia, non sono un fotografo. È stata una storia incredibile, ma mi piace raccontarla. Come è nata questa cosa? Non è che è successo a me, succede a tante persone, veramente. Però mi ero andato a fare, volevo fare anche un esperimento, ma non era proprio, mi racconto tutta la storia. Era un martedì pomeriggio di un febbraio, io abito vicino al mare. Già il martedì, febbraio, a parte che non c'è quasi nessuno, alle 3:30 inizia a imbrunirsi. Io mi ricordo che dopo questa passeggiata c'erano due pietre vicino alla riva, in una pietra, ci misi due pugni di sabbia. Ho iniziato a cantare, avete presente i suoni gutturali tibetani? Adesso io ho parlato, ma sono suoni ancora più gravi. Ho cantato così, non voglio dire un'oretta, ma 40 minuti sicuramente abbondante. La cosa comica è che dopo è venuta una signora, sai perché c'è, il martedì pomeriggio, anziana col cagnolino, sta bene, abito in Romagna, mi hanno detto, vabbè, San Pedro, sta bene sì, ma mi ha un po' rotto la meditazione. Però dopo mi sono visto che sopra la sabbia, sopra la pietra c'erano questi cerchi concentrici. È dovuto dal suono, perché il cagnolino non è stato, la signora non penso, il mare non è stato. Non è la prima volta che succede, adesso io ve lo dico così, perché ad esempio la famosa mandala tibetana, avete presente cosa sono i mandala? Con le sabbie colorate che loro fanno dei disegni in base al loro mantra, di cose, che loro ci mettono anche degli anni, è una filosofia buddistica, e ci mettono 10 secondi per distruggerla. Ma viene proprio dalla forma geometrica, da questi mantra. Quindi pensate un po' che effetto ho fatto. Adesso io mi è capitato così, l'ho voluto fotografare, ripeto, avevo un vecchio Nokia, ho detto, ma sto, che storia, guarda, lo apro, lo accendo e faccio una foto. Ma quello che mi interessa... Qui adesso sembra una visita oculistica, ma assomiglia molto, sono più foto, adesso un po' messa male, però mi interessa sempre la forma. Questa è stata fatta a livello microscopico, vale a dire un'emoglobina, cellule del sangue. Quindi è stato sottoposto un vetrinotto, un'emoglobina, vicino c'era un xilofono, che è lo strumento che è suonato, l'oxilofono, ci sono questi pezzi di legno che praticamente ogni pezzo di legno produce una nota. Anche se non siete musicisti, c'è do, do diesis, re, re diesis, mi fa suonare. Col do, guardate la forma. Do diesis, re. Ogni nota cambia forma. Questo è molto importante a saperlo. Questo suono che passo fuori in questo momento ha una sua influenza. Sembra molto superficiale, è ovvio. Quasi noi lo diamo per scontato, non è che ci rovina la vita. Ogni musica che ci ascoltiamo, ogni suono che facciamo, io non dico...
guardate che mi chiamano per dire, mi chiamano anche a casa, io la mia casa che ha un suono particolare, ma riesco, mi sento nervoso, al frigorifero degli anni 70, che ancora va purtroppo, diciamo purtroppo, ma credetemi, è pazzesco, vi dico questo è cosa mi è successo 4 mesi fa, sembra da ridere veramente, staccato il frigorifero, ho dovuto chiamare, prendo un altro frigorifero, sai che mi sento meno nervoso, io dico, non vorrei che, forse anche lei è un po' nervosino, forse probabilmente, però se noi, adesso è un argomento molto vasto, come ascoltare la musica, già anche questo fa parte, gestirci un po' nella vita quotidiana la musica è molto importante. Noi siamo sottoposti a una marea a 360 gradi di musica, vero? Guardate, conosco della gente, non dico una stupidata, un cliente, si alza alle 6 di mattina, accende subito la radio, non fa neanche colazione, va direttamente nell'auto, l'auto automaticamente si accende la radio appena che apre la portiera. Alle 6 e un quarto, 6 e mezza è al bar, fa la colazione. All'interno del bar c'è una musichetta, non sto criticando la musica, non sto criticando la musica, che non è adatta al contesto delle 6:30 di mattina. E tanti hanno capito, perché qui dopo entriamo in un livello subliminale, vuol dire che voi siete, non sapete cosa può succedere, perché più la musica è veloce, più mangiate in fretta e bevete in fretta, quindi più gente arriva, più soldi acquisti. Non sto scherzando. Questo magari va al centro commerciale. Centro commerciale ci sono la musica, almeno per me ci sono musiche. Che all'interno dei centri commerciali ci sono negozietti che loro hanno a volte musiche. È stato fatto apposta per rincoglionirvi, detto a parole povere. Veramente. In Giappone è stato vietato, anche se in Giappone sono fanatici del cellulare che praticamente vivono lì. Però è stato vietato perché hanno visto, constatato che influenza molto la spesa. Io l'ho fatto a Bologna. Se volete sapere dopo la storia cosa è successo per vendere un prodotto. Veramente, è una cosa incredibile cosa fanno, ma noi non ce ne accorgiamo minimamente cosa può succedere. Poi, magari va del meccanico dell'auto, c'è la musica, va del dentista, c'è una musica che anche lì non è adatta. Io ho un dentista che quando senti il trapano, poi senti la radio, guerra in Iraq, in Afghanistan. Ma io dico, Marco si chiama, ma mette una musica adatta, non dico sempre la classica, non dico, ma una musica adatta al contesto dove sento un trapano del dentista che sono tremendo. Però, ecco, tutti i giorni magari vai al lavoro, 8 ore, di fronte al computer c'è gente che usano come sottofondo musicale. Poi magari la sera, oltre ad andare a fitness, diciamo una tipica giornata medio, vabbè, lì c'è anche la musica, poi dopo vai a casa e c'è la televisione. Si è visto, si è constatato attraverso dei sondaggi qualche anno fa in tutta Europa che il 70%, guardate che è grandissimo, lo ripeto, circa il 70% dello stress non è dovuto dal capo ufficio che ti manda a quel paese dal lavoro duro. Ok, siamo una società, lo vedete anche voi, tutto via via via, ma dovuto alla quantità di suoni che abbiamo. Quindi tutto questo fa sì che dovete gestirvi un po' la vita, mi capite, non voglio darvi regole che deve essere così. Io ad esempio viaggio tanto in auto, anche di notte, perché il giorno dopo magari deve essere da un'altra parte, quindi mi conviene fare così. Però cosa vuol dire? A me piacciono la musica, ovviamente, e le notizie sportive in generale. Quando mi dico, ok, sono 11 di sera, devo prendere la 45 come dopo, devo andare perché domani deve essere già Bologna, e cosa mi dico? Ho necessità veramente di sentire la musica? Se è un ni, tra un sì e no, lascia spento. Questa è la gente, invece è un automatismo, tante persone hanno l'automatismo. Purtroppo sono una stragrande maggioranza di giovani, i giovani hanno molto perché sono anche più veloci, eccetera. Però con questo non dico che è deleterio, è controproducente. Non è il massimo. Io dico, se avete veramente la necessità, ok. Se è un ni, no. Perché tanto ho visto, constatato, che la gente accende la musica, apre per sentire la musica, non per sentire la musica, per coprire un buco. Dimmi. C'è proprio la paura del silenzio, no? Yes, cioè, esatto. Cioè, ci crea quasi ansia. Esatto, esatto. Io vedo anche in macchina con i miei amici che se non c'è quella radio, magari a volume alto, sempre, sembra che c'è qualcosa che non va, insomma. Quindi, ecco, no, questo è ovvio, ma oltre a tutte queste robe, io dico sempre, siate, insomma, c'è tante cose da dire, però se riuscite a gestirvi un pochino, poi qui subentra quello che farò al seminario qua, 10 di novembre, giusto? Non vado errato, spiegherò anche come ascoltare la musica. Adesso vi dico alcune cose. Ad esempio, ci sono due tecniche molto
particolare che può essere l'immaginazione e il respiro, non che tu devi fare un respiro particolare. Però la musica è come parlare. Mi viene da ridere perché vado veloce a parlare, avete già sentito, parlo un po' a modo mio. Vabbè, io non sono un oratore nato, è inutile, neanche sono così. Però la cosa più bella è che se tu sei ascolti la musica, ti dà un respiro. Qui bisogna partire dagli adagi, dagli larghi, dalla musica degli adagi, non, soprattutto strumentale, non cantato, perché cantato ti fa divia. Non vuol dire che è brutto, ma il canto ti fa prendere la parola, dicono, anche se non, qualche volta non riesci a comprenderlo. All'inizio bisognerebbe imparare quello. Poi c'è anche l'immaginazione. L'immaginazione, vi faccio un esempio, come mi è capitato una volta in una scuola, che dovevo far ascoltare 4 stagioni di Vivaldi. Allora questi bambini hanno detto, bene, andate su, come si chiama, Wikipedia, non so come si chiama, su Google, Wikipedia, non ricordo mai i nomi. Allora, chi è Vivaldi? Ti fai, anche se tu non sei compositore, ti vai alla ricerca su Google, ormai c'è internet, c'è tutto, è nato nel 1650, più o meno, a Venezia. Quando ascoltate quella musica, oltre ad avere un grande orecchio, immaginati di essere lì nel 1650 a Venezia, immaginati. Quindi non ci sono le barchette come nel 2019, un caos di cinesi spediti con le ombrelline, no. Vi cambia totalmente l'ascolto. Sembrano piccole tecniche da un po' anche stupide, ma vi permette veramente di entrare di più. E poi, adesso non è una regola, ma si è visto che se tu veramente ascolti solo la musica, perché ripeto quello detto prima, che tanti coprono un buco, io chiamo il buco emozionale, c'è qualcosa che non va, ovviamente, come hai detto tu, il silenzio ti dà fastidio di mettere su una musica. È meglio che se vuoi mettere su una musica, metti una musica che sia adatta anche al consono al tuo chiamo, umorismo, ad esempio, se sei triste, se sei, non mettere musica veloce, mette una musica lenta. Ma sai quante persone mettono che sei triste e mettono musica veloce perché ti fa sparire? Sì, ti fa sparire niente, anzi ti fa ancora più accumulare. Ma se metti musica triste piangi, giusto? Sfogati, piangi, che resti, c'è di male, piangi. Ovvio che se sei felice metti la musica che ti pare, però questa è un po'. Poi ci sono tante tecniche, adesso ve l'ho detto un po' una sfilata di queste cose, ma anche sapere, non dico la vita del compositore, non è, ma è molto molto importante. Poi lasciate i pedali classici, io sto parlando di ogni compositore, anzi, vi dico anche un'altra cosa, più ascoltate musica a 360 gradi, vale a dire tutte, vale a dire che tu sei un fanatico della classica e se ascolti jazz o la come si chiama, sudamericana, non ti farebbe male. Ovvio che è uno o due generi che sei più attratto e ti piacciono di più. Lo dico sulla mia pelle perché io, essendo nel mondo classico, ero violinista, concertista, direttore d'orchestra, quindi immaginatevi, io ero lì. Ma quando andai in America, che dovevo fare questi lavori qua, praticamente dovevo anche guadagnarmi, allora dovevo andare nei gruppi jazz, che poi dopo ho saputo, dopo che c'è il jazz freddo, jazz caldo, tra l'altro a Perugia c'è anche il famoso festival jazz, poi dove sono nei gruppi dei country, cowboy, rock, heavy metal, ma aperto un mondo, mi capite cosa intendo? Lo so, ma anche lì, la musica, quando io parlo di heavy metal, che vedete, qui ne parlerò, non è che esista una musica brutta, ovviamente ognuno, lo ripete, al suo genere, però la musica, ognuno dà un qualche cosa, è ovvio che uno se ha 90 anni non va a ascoltare heavy metal, mi vedo, è ovvio che va a ascoltare un 18enne che ha bisogno di sfogarsi per comprare una chitarra, mi viene da dire così, però ci sono anche delle heavy metal molto particolari, anche New Age in particolare. Mi capite, più ascolti la musica a 360 gradi, hanno constatato che la tua mente diventa più flessibile. Non dico che diventi più intelligente, perché tanta gente, allora diventi più intelligente. No, diventi più flessibile. E questo è molto importante. Vabbè, anche lì c'è tante cose da dire come ascoltare la musica, però veramente è un aspetto che ho visto che tanta gente non lo sanno, veramente tantissima gente. Prima di andare al terzo livello di ascolto, 2 minuti parlo della voce. Come detto prima, c'è il movimento fisico, c'è l'ascolto che adesso proseguiremo, ma c'è la voce. Allora, la voce, lo ripeto, non consiste qui di cantare, siete dei professionisti. Sono stonato, anche questa è un'idea assurda. È ovvio che se vado a cantare la Aida di Verdi in questo momento, in 2 secondi siete già su in strada. Non sono un professionista. Qui si tratta che col tuo strumento, voce, ti permetti a vibrare il tuo corpo. Allora, tutto questo, ci sono delle tecniche sia di vocali che consonanti. E qui lo faremo una cosa del genere.
Adesso vi posso dire anche un po' alcune cose. La voce praticamente, a me viene da ridere quando parlo di voce, perché ripeto, vengo da un ambiente prettamente strumentale. Il canto a me non me ne fregava niente. Invece è quello che mi ha fatto fare un click. Capite il canto in questo modo. Cosa vuol dire? Allora, domande di quinta elementare, state zitti chi lo sa. Quante vocali noi utilizziamo? Tutti dicono 5, invece sono 7 in pratica. La U, O, O, A, E, E, I. La differenza O, O, E, E. Poi dove anche sul Tirolo c'è cioè, adesso dopo ogni forma dialettale è la sua. Però la cosa più importante è che, se, vedete, la tecnica è semplicissima. Infatti mia sciamana siberiana mi diceva sempre, più la tecnica è semplice, più fa effetto. Noi siamo abituati, che è bello, perché ha degli effetti incredibili, nei mantra che durano 8 ore addirittura, bellissimo. Però, canto semplice vocale, U, ti viene da ridere. Magari uno lo fa, così. Io ho visto, vai a farlo un bambino di 7-8 anni, canta il vocale U, e ti dice tutto dove vibra. Io ho lavorato alla Apple, mi hanno chiamato per la voce, mi ricordo questo grande manager, braccio destro di Bill Gates, multimiliardario, 8 yacht, 25 case, veramente una cosa, veniva un miliardario, che anche adesso mi ricordo, eravamo al 58esimo di un piano, di un grattacielo a New York, eravamo io e lui, canti la vocale U, guardavi intorno, per l'imbarazzo, pensa, uno che doveva parlare a 40.000 persone, e non si preoccupi, già l'imbarazzo, passano 5 minuti, canti la vocale U, 5 minuti ancora, perché canto, più lunga, U, ok, U, 5 minuti, passa già un quarto d'ora, dove senti vibrare? One moment please, passano altri 5 minuti, siamo a 20-25 minuti, forse, perhaps, sento una vibrazione qua o questa dove. Mi capite? Ed è questo uno che lavora con la voce, Con questo vi dico, i bambini sono maestri, però non è facile sentire la vibrazione della voce. Quindi non dico sempre, c'è questa tecnica, tu canti per appena alzata la mattina, indipendentemente dall'amante, marito, dato colpa a me in questo caso, mi prendo io la responsabilità, so che lunedì mattina magari può essere pesante, ma fa 5 minuti una vocale, che sia O, che sia U, ma una, rimanete con la vocale per un mese. Non è che vi cambia la vita, Non è che diventate più intelligenti, siete più belli, che vi trovate l'uomo più ricco del mondo, la donna più... Non è questo il punto, perché la gente vorrebbe la pillolina magica in 10 secondi per cambiare la vita. Ve lo auguro, ma non è così. Però la tua energia, nel tuo corpo, è un'altra energia. Io lo dico perché lo faccio spesso, questa cosa qui. Anche in albergo, per dire. Non dico alto la voce. Però questo è molto importante. È una tecnica semplice. I bambini, ripeto, lo fanno. Gli adulti è incredibile. Poi ci sono altre tecniche, qui lo faremo, questo è chiamato toning, voi non so se sapete cos'è il toning, è cantare senza senso. Semplice anche questo, vero? Allora, vi dico cosa mi è successo a me, perché parlare di altre persone non mi piace, mi piace farvi sapere, almeno in questo caso, quello è successo a me, che è stata un po' una cosa incredibile. Io ero in un gruppo per diventare proprio la laurea della terapia del suono, vicino a Denver. Eravamo un gruppo di 64 persone, l'unico italiano ero io, e mi ricordo che venne alle 8:05 di mattina una sciamana dei Cherokee d'Indiana d'America, che aveva già allora 87 anni. Dopo è stata la mia prima sciamana, è stata una mamma per me, ma in quel momento non la conoscevo. E disse, ok boy and girl, ora cantiamo per 24 ore di seguito in questo modo, solo bere acqua calda, niente dormire, niente mangiare. Mi ero venuto da ridere perché non avevo fatto neanche colazione, ci stava. Però immaginatevi, 24 ore cantare così, ci potevamo alzarci perché era in natura, eccetera, però, apro una parentesi, dirò due cose. Dunque, prima di tutto si perde la cognizione del tempo. Tutte quelle volte che si cantano si perde la cognizione del tempo. Anche adesso, non vi preoccupate, mi dico, cantiamo la vocale O. Sto zitto, poi dico stop, ognuno di voi dice 5 minuti, 10 minuti, 8 minuti, 7 minuti, magari è passato 15 minuti. Si perde la cognizione del tempo. Io mi ricordo che lì, a parte le prime due ore, perché lì non c'era orologio, che io dicevo, scusate, non dicevo proprio in americano, do balls, non passavo mai, stavo qua 24 ore, però più che cantavo, vedevo il sole sorgere, andavo giù, poi dopo il tramonto, poi là, cioè, come se fossero state 24 minuti, una cosa incredibile, e avevo un'energia bestiale alla fine. La seconda cosa che voglio dire in questa dentro parentesi è che cantando per un determinato tempo, minuti o ore, si verificano nel nostro corpo cambiamenti chimici e metabolici tra i quali rilassi di endorfine, antidolorifico.
Chiudo la parentesi, cosa mi è successo a me? Tre cose, ognuno ha avuto le sue cose. Allora, prima cosa, io lì soffrivo di gastrite. Io sono allergico ai medicinali, omeopatici no. Anche perché era un periodo stressato, io facevo il lavoro del concertista, dovevo studiare anche questa cosa, quindi giravo un po' il mondo. Scusami, avevo fatto bene. Dico, ero concertista, vabbè, quindi alla fine mi ero stressato. Questa gastrite, da quella volta lì, passata. Faccio le corna che mi rivolge. La seconda cosa più evidente, che è stata una cosa incredibile, adesso vi faccio vedere il violino. Io ho iniziato a suonare il violino a 3 anni, a 4 anni. Adesso vedete, qui c'è un fazzoletto e questo di legno. Quando tu sei bambino piccolo, che era di ferro, io suonavo, avete già capito, andavo bene in 2 cose, sport e musica. Ma suonavo 8 ore. Poi vengo da una famiglia di campagna, io ero il figlio unico, quindi mio padre mi diceva sempre, se ci sono problemi, ci sono sempre da raccogliere le pesco, le mele o l'uva, e non ci sono problemi. Però con questo mi davano libertà e io suonavo ore. A scuola andavo malissimo, non vi preoccupate, sono stato bocciato 4 volte, ok, un'altra storia. Ma a violino andavo, io studiavo 8 ore, la mia passione, veramente una cosa incredibile, infatti il mio gioco era anche questo, oltre quello. E mi era venuta fuori una ciste grossa come una pallina da golf, era grossissimo qua. Non mi ha mai dato fastidio. Ma anche ridurmi, dopo quando avevo 17-18 anni, mi ricordo che mi piaceva una ragazzina, ciao, mi chiamo Luca, già mi guardo così, io non sono mai stato un uomo affascinante, ma neanche da, insomma, mi vedevano già così, avete già capito, a livello psicologico mi disturbava. Il mio amichetto andava subito già con questo. Oltre a quella cosa lì, mi ricordo che i medici mi hanno detto, se noi te lo tagliamo chirurgicamente, ovviamente ti viene ancora fuori perché suoni, se no non sapevo cosa fare. In quel contesto, vi chiedo scusa perché fa un po' schifo, mi è scoppiato letteralmente, ma proprio lì in quel contesto, infatti mi disse la mia settimana dopo, è la vibrazione, è tutta la vibrazione che tu fai. È la vibrazione. Infatti è stata una cosa incredibile. Poi la terza cosa è come, non so esprimere la parola, è come se è cambiata la chimica del mio corpo. Mi capite? È un po' metaforico il termine. Però è cambiato qualche cosa, veramente. Poi ognuno anche di me, io mi ricordo un mio amico di Perth, d'Australia, lui aveva una sensazione di nausea, per ora era incredibile. Diceva, stai lì, è molto forte questa tecnica. Adesso io l'ho fatto solo 2 o 3 volte con 24 ore, adesso l'ho fatto di solito a residenziale, che vi dirò dopo qualche ora, ma qui anche se durano pochi minuti, ma è molto forte questa tecnica, è incredibile. Uno dice, va a casa e lo fai, sì, ma non è così semplice, ci vuole anche un po' di abitudine, di sapere prima con le vocali cosa fare. Ecco. Queste sono le vocali, poi ci sono altre tecniche. 2 minuti, vi racconto anche un'altra cosa, perché come ho detto prima, ci sono le vocali, ma ci sono anche le consonanti. Le consonanti vi verrà da ridere, perché questa è una tecnica millenaria tibetana, medicina tibetana antica. Quando lì, mi ricordo che avevo la freddore, avendo studiato in Tibet, mi ricordo che mi chiamano tibetano, mi disse, io sono poi, ripeto, l'aspirina, non volevo prenderlo, non cosa prendi? E loro mi dicevano, non problema, don't worry, be happy, mi diceva, canta la humming. Mi guardavo, cos'è humming? Allora, M, come mare. Questa consonante. Facendo M si vibra molto qui e anche la testa. Cosa ha fatto? Non è che guarisse la freddore 3 giorni prima, no. Però faceva sì che sentendo la vibrazione mi faceva smuovere il muco, quindi catarro usciva molto prima. E questo mi viene ancora così, eh. Se prendo un cupico freddore, faccio ridere perché magari per strada cerco di limitare, però ti immagini che uno ti incontra per strada, vabbè, dirà già che sono tanti fuori di testa, sono un altro fuori di testa, però diciamo che la situazione è così. Però è una tecnica tibetana antica. C'è un fatto che esiste anche con tutte le consonanze del corpo. Vi racconto questo qui veramente un minuto, di un signore che adesso ha superato i 95 anni, è di Modena. Cosa è successo? Lui praticamente da me è venuto a fare terapie tanto, viene da una vita, fa fatica a venire in macchina, a venire a mezzogiorno perché vede ancora un pochino, però fa i suoi 15 km. Ma comunque, cosa è successo anni fa? Lui abitando in un palazzo al 3° piano, nel centro di Modena, non esiste l'ascensore, io questo qui, tra l'altro non vedevo più terapie dopo 1 mese e mezzo, lo chiamo, non mi risponde nessuno, non ha famiglia, la moglie gli è morta, o è morto oppure non vuol più venire. Di fatto che mi chiama dopo un periodo di tempo, dopo 1 mese e mezzo, il primario dell'ospedale. Oddio, il signor Mario, che è questo qui, venga qua, perché se è successa una cosa bella. Beh, a me una cosa, però dov'è? È l'ospedale. Cosa si è fatto? È caduto a casa sua,
non avendo l'ascensore, dalle scale, si è rotta la palla del ginocchio. Ora consideriamo una persona di ultra-ottantenne che si rompe la palla del ginocchio, ricoverato d'urgenza, non sottoposto a un'operazione chirurgica, perché ovviamente è anziano, non è un giocatore di 20 anni, calciatore. Quindi lui era, l'avevano fasciato, con la gamba là in alto, lui non legge, non guarda la TV, mi ricordo quando andai a trovarlo, l'infermiere mi ha detto, non mi ricordo bene la consonante, ma immaginiamoci che lui mi diceva, cante per ore, rr, 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 rr. Cosa vuol dire? Che lui puntava la vibrazione in quel ginocchio, anzi l'infermiere mi ha detto, vabbè, all'arterio, lasciamo fare, canti la R va avanti. Ma lui facendo così, perché dopo c'è tutto il corpo, mi ha detto il medico, è incredibile, questo medico purtroppo l'hanno preso in fissera, che applica un po' queste tecniche. Questo medico abita in Svizzera adesso, però sta di fatto che lui, questo signor Mario, è sottoposto sempre a una riabilitazione con un po' di tempo, ma tuttora, che ha 96 anni, 97 anni, fa la sua camminata tutti i giorni, poi lui dice che corre tutti i 365 giorni all'anno, fai 20 minuti alla mattina, che sia freddo o caldo, lui è un soggetto a quell'età, è un soggetto. Però è incredibile, perché è guarito molto tempo prima, lo ripeto, anche la calcificazione ossea richiede un tempo maggiore rispetto a un 20 anni. Quindi lui facendo così, infatti là dicevano, hai qualche cosa, canti le... Prima di tutto tu non è che ti alzi alla mattina, no, prima ti devi fare anni con le vocali, poi dopo che arrivano le consonanti. Ad esempio la P mi fa vibrare qui, T qua, R questo punto, fai tutta la tua mappa, ci vogliono anni, Poi dopo è così. Vabbè, è una tecnica particolare. Comunque ci sono piccole tecniche particolari, ma sono belle queste tecniche. Oh, allora, passiamo a questo terzo livello di ascolto. Aspetta che guardo qua. Okay. Cosa consiste in questo terzo livello di ascolto? Voi vedete che io prendo in mano dei diapason. Non sono diapason tradizionali. Perché tanti dicono, ah, le ho visto con mio figlio, mio nipote, come fa musica? No, perché sembrano di metallo, ma di dentro c'è tutto oro. Quindi è particolare. Si fanno in due modi differenti. La prima, adesso ve lo faccio suonare, che pulisce aura della persona, ma producono dei suoni acuti. Come detto prima, i suoni acuti vanno molto qua nella testa. Vi farò sempre immaginare un grande orecchio, ma sentitelo soprattutto nella testa. Poi fra un minuto mi dite cosa succede. Non deve succedere niente, però sentite dei suoni lì. E vi lascio qualche secondo di silenzio. Poi dopo vi farò vedere cosa si può fare anche con questi qua. Chiudete gli occhi. Immaginatevi questo grande orecchio e sentitelo nella testa. Ok, vi faccio aprire gli occhi. Ok, è stato corto anche questo. Vi ha dato fastidio questi suoni, curiosità? Tutto ok. Avete sentito un po' qua dentro o solo nel corpo? Ci avete sentito? Poi dopo ognuno, adesso vabbè, in poco tempo è difficile anche. È un po', vabbè, è sempre la dimostrazione. Però avete sentito sicuramente che entra dentro qua. Questo c'è, quello che mi sono ricordato adesso. La funzione più incredibile, perché quello che ho fatto adesso pulisce l'aura della persona e questi suoni acuti ricaricano la corteccia cerebrale, però c'è anche questo modo, voi non li sentite? Sentite? Scusate, ma sentite? Praticamente questa è una nota, questa è un'altra nota, se due note suonano contemporaneamente, nel gergo musicale si dice intervallo,
non è una pausa, intervallo sono due note o più note suonate contemporaneamente. Vuol dire che in questo caso è un do e sol, nella musica c'è do, re, mi, fa, sol, la, si, si suoni contemporaneamente due note, do, sol, do, re, mi, fa, sol, è chiamato un intervallo di quinta e si mette, creano delle onde. Le onde, se sapete, ce ne sono diversi tipi. In questo momento ci sono gamma, beta, alfa. In questo momento avete tipi di onde diverse fra 6 ore e fra domani mattina. È molto importante perché gli intervalli cambiano da persona a persona, non è uguale. Come fai? Top secret. Questo però c'è la modalità. Però sentirete anche voi adesso, hanno delle onde vicino alla testa, poi dopo si cambiano, è una cosa incredibile, chi soffre di acufene, fischi l'orecchio, non dico che guarisce, però ho dei soggetti che sono guariti, ho dei soggetti che stanno attenuati i suoni, e sono soggetti che sono rimasti uguali come prima. Però è molto importante sentirli questi qui, poi ripeto, questo vanno anche non a modificare, a sollecitare il cerebro, cioè il fluido cerebrospinale anche, vabbè, c'è tutta una miriade di cose. Ma non mi voglio dimenticare quello che volevo dire prima, che il signor Lama ha detto che gli dava fastidio alla testa. I suoni acuti, come ripeto, lo ribadisco, ci danno più carica. Noi abbiamo un osso qua dentro, che è chiamato osso sfenoidale, avete presente cos'è? Se andate negli atlanti di anatomia, c'è questo osso che è proprio il centro della testa, che è disposto come le ali di una farfalla. E si muove, fate finta dentro la mia testa, sempre in questo modo. 24 ore su 24 ore, dalla nascita fino a 8 giorni dopo la morte. Lo dico perché ho studiato con i morti. Tu vedi questo osso, anche quando è morto, non è che viaggia così. Lento. Quando si ferma questo osso, sei andato. È l'ultimo osso che si ferma. Ma questo funziona per 7 giorni. Infatti noi abbiamo la pessima abitudine che dopo 3 giorni ti mettono in bara, ciao. Ma cosa vuol dire? Se vai in Oriente ti bruciano forse. Però questo osso anche in minima parte si muove. Cosa vuol dire? Che quando noi siamo sotto stress, cerco di parlare in modo molto, molto, molto povero, che mi comprendiate, la scatola cranica è tutta frastagliata, non è compatta. Quando noi siamo sotto stress, si rimpicciolisce. Sto parlando di micron, di millesimi, di millimetro. Cosa vuol dire? Che impedisce, sto parlando un po' grezzo, il libero fluire di questo osso. Ecco perché tante volte dicono che il mal di testa è dovuto da quello, non soltanto da altri fattori che ci sono. Quando invece, come di notte, ad esempio, noi andiamo a dormire, si dilata e va meglio. Questi suoni filtrano dentro. Questo ti fa proprio un massaggio incredibile all'interno. Poi c'è un altro particolare, che questo, se vedete questo è chiamato un suono puntura. Sempre d'oro dentro, ma vedete questi qui. Questo è particolare. Chi viene a fare una prova qua? Devo fare una cosa. Vieni lei? Come vuoi venire? Vieni io. Tu? Vieni tu. È stato molto deciso. Hai già provato? Ma è una cosa di un minuto, due, perché bisognerebbe essere sdraiati, bisognerebbe essere eccetera. Questo praticamente vi farà prendere paura da suono a puntura, ma non è una puntura, è una vibrazione. Ti metti voltati in qua così. Ecco, stai qui così ti faccio tutto. Allora, chiudi gli occhi. Io faccio così. E se io tocco dei punti che necessita lei, vedete un po' che si muove queste cose qua? Poi vi dice lei. Praticamente ci sono più di 1850 punti. Poi vi dirò che cosa, sembra l'agopuntura, assomiglia ma non è agopuntura. Faccio altri due punti, poi vi dirà lei. Adesso in piedi cambia un mondo rispetto a sdraiata. Come va? Come senti? Ho capito, ma devi dire loro, come hai sentito il suono, la vibrazione? Solo lì, localizzato lì o anche altre parti del corpo? Dove pensavi? Mi sento un po'... Già rincoglionito adesso? Sì. Pensa un po'. Dopo due secondi. Quindi la spiegazione non mi viene. No, vabbè, avete presente, la stai lì che ti faccio un'altra cosa, avete presente l'agopuntura? L'agopuntorista, quelle medicine cinese, ti tocca una parte del corpo e va a influenzare l'altra parte del corpo. Assomiglia, ma non è uguale, i punti sono diversi. Praticamente questo va a livello osseo. Osseo, perché lei ha sentito. Poi, infatti, perché è rimasto così? Perché lei, io ho visto, si è irrigidita molto. Dovrebbe essere più rilassata, poi ovviamente i piedi ti irrigidisce. Quando si è sdraiata, va nell'osso. Qui ci sono stati dei mezzi miracoli, Qui veramente...
parlerei di tante cose. Una persona che è stata così 20 anni dopo 2 trattamenti, veramente, questa è stata una recensione bellissima. L'ho sentito clac, perché grazie a questo è stata una cosa incredibile questa cosa qui. È una pacchia, non so come spiegare, è una cosa incredibile. Stai lì perché ti voglio fare un'altra cosa che non lo prendo mai fuori, ma perché quando lo prendo fuori si prendono pure la gente, non ti preoccupare. Allora, questo qui è per la ricarica della corteccia cerebrale. Chiudi gli occhi, ti faccio una permanente, saranno 250 euro a permanente. Vedi, lo dice lei, che se lo dico io non ci credo, lo so questo qui. Non è una pettinata, somiglia a una pettinata, ma la ripete per la ricarica della corteccia cerebrale. Chi apri gli occhi, bene, hai preparato 300 euro. Dai, come va? Vabbè, io li uso gli avatar. Vero, sapevo, ho visto subito dal momento che tu fai. È una frequenza particolare? Adesso qui vi prendo la sprovvista. Non è questione di frequenze qua, signori. Okay. E il suono puntura anche qui è come le campane di cristallo, così come le campane tibetane. Ce ne sono tanti in vendita, ma non è con lì. Non lo voglio dire perché voglio fare, per favore. Lo devo dire proprio perché è una questione di informazione. Non è vibrazione, è la vibrazione. Poi lei, ad esempio, adesso questo ho preso in generale. Ovvio che ogni vibrazione ha una sua frequenza. Già facendo così, anche se è un suono battuto, ha una sua frequenza. Però dipende molto dal corpo della persona. E la vibrazione non è la frequenza che ti fa, tra virgolette, guarire. Si può fare anche con gli altoparlanti, no? No, non è uguale. No, è tutto... Certo. Grazie. Puoi andare. No, c'è un mondo... Sì, c'è, perché loro vanno con l'effetto di risonanza, ma è una cosa diversa rispetto a questi. È una cosa diversa perché questo ti tocca, è come se il suono ti tocca il corpo. È molto molto diverso rispetto a un'altra cosa. Poi ripeto, essendo lì, ma è molto particolare perché tu senti vibrare il corpo. Poi detto, vabbè, lei ho visto subito che se uno l'aveva già sentito un pochino ti aiuta, ma uno che è nuovo, ma che cos'è sta roba? Va qua, va là. Veramente sono stati mezzi miracoli con questa cosa qua. Li applichi, li farò anche qui al seminario, un trattamento, insomma, a tutti. È una cosa molto bella. Andiamo... Le ciliegina sulla torta, io chiamo. Queste campane qui, lo conoscete cosa sono questi? Più o meno tutti penso che lo conoscete. Campane di cristallo. Allora, assomiglia come qua là, adesso non so qua là dove la prendo. Quelle che emana a 300 anni, la più giovane qua a 60 anni, la più vecchia circa 380 anni, ne ho 44. Anche qui c'è un mondo incredibile, ve lo devo dire, perché purtroppo è sempre vero, o è lo Stradivaro o no. E questo è molto importante, per quello che c'è più le campane tibetane che le campane di cristallo, perché le campane di cristallo c'è un mondo molto, molto, ma molto particolare, perché è molto più terapeutico. Faccio anche dei concerti qualche volta nelle chiese, così. Allora, potrei raccontare la storia, ma dura un po' a lungo la storia. È bello che lo faccio sentire, perché dipende molto... dal suono che producono, proprio dalla vibrazione, ma soprattutto dal suono puro. Nel senso che loro, essendo costituiti di silicio al 100%, non al 99,99%, e provengono da una sottosuola di 7 km di profondità. C'è solo una roccia, che purtroppo non posso dire perché è un segreto, ma purtroppo adesso stanno facendo mezza guerra, la NASA e la CIA, per avere questa roccia. Dentro, a 7 km, ci sono delle gallerie. Sono andato, ho fatto un treno lì, ci sono 10 mani e c'è una mezza, chiamiamola guerra, perché vorrebbero vedere chissà cosa hanno trovato lì. Ma sempre addirittura ci sono dei sotterranei che ti portano anche a chilometri, incredibile. La storia vera non si sa dove è l'inizio, sempre che proviene, adesso io lo dico, se voi ci credete o non ci credete, vedete voi, dai Atlantide, Lemuria, di quelle parti lì, e sempre che proviene da lì. Loro guarivano molto con queste cose qua, però sono state fatte a mano queste qui. Ovviamente c'è uno stampo e dopo sono state fatte a mano. Ovviamente è stato fatto 400 anni fa, e ne segno uno lì dentro, perché anche tutto questo, vuol dire, ma come fai a avere tutte queste cose? Dunque, quello di mio non c'è niente, solo il mio violino, il resto è tutta roba data che un giorno dovrò dare a qualcun altro. Aspetto ancora 50 anni, dai, darò ai miei allievi, ma ancora 50 anni vorrei stare qua ancora sano, se possibile, dai. Però dovrò darle, perché vengono tramandate. Essendo costituito di silicio, andiamo sulla parte tecnica, cosa fa? Il silicio è una componente cristallina che esiste anche nei pannelli solari, tutti informatici, nei orologi, nei microchips di computer. Qui sono un po' ignorante,
Però mi hanno detto gli informatici, se non ci fosse il silicio nei microchip, il computer non funziona, anche dalla presa elettrica dell'essere umano che lavora. Programmi computer, detto in parole molto ma molto povere, cosa fa? Loro programmano il nostro corpo. Nel nostro corpo c'è una piccola quantità di silicio, soprattutto nella nostra sfera elicoidale del DNA. Mette in risonanza, pulisce, fa una, come devo dire, fa un massaggio sul corpo eterico che è quello vicino al corpo fisico. E basta, mi fermo, perché voi che ascoltate questi suoni. Vi farò chiudere gli occhi, dopo ve lo faccio vedere come suono, ma tanto io batto, vanno. Poi dopo tocca a me farlo un po' girare, ma praticamente vanno da sole queste qua. Se sentite un suono un po' forte, non vi preoccupate, aprite un po' la bocca, sentirete, ve lo dico già perché tutti sentono così, come se un suono vi taglia la testa, comprendetemi, come se vada un orecchio all'altro, è normale, perché è un sistema oleografico, chiamiamolo così. E basta, sentite, poi ci vediamo dopo. Quindi chiudete gli occhi. E immaginatevi questo grande orecchio dalla testa ai fini piedi. Ok, potete aprire gli occhi anche se sentite che loro vanno avanti, vabbè. Come va? Benissimo, avete degli occhi, siete così, non so se è fame, probabilmente è fame o siete già andati altrove, probabilmente è la fame, dai, la fame, la fame. Vabbè, 7 ore di cena, dai. Io avendo le orecchie tappate già da prima, ho sentito una forte pressione andare all'esterno. Il suono ha bisogno dove va. Vi ho detto la prima cosa. È lì, e lavorano. Avete sentito come se passa da un orecchio all'altro, come se vi taglia la testa? Non so, così, un po' così. Avete sentito anche vibrare, molto probabilmente, nel corpo. È normale queste cose qui, e poi è bello. Poi adesso, ripeto, siete seduti, la cosa migliore sarebbe stata sdraiata, eccetera, bla bla. Però è un suono molto forte, entra molto queste cose qua. Particolare. Ti ripeto, ci sono tante due ore da parlare, che cosa si potrebbe fare, che cosa, però questa è la cosa, penso che sia molto particolare tutto questo qui, ripeto, ci sono tantissime cose da dire. Se lascio a voi domande, se volete voi dire qualche cosa.
oppure fate come i perugini, tutti fitti fitti. No, io volevo dire che... Vuole il microfono. Dimmi. Che è dall'inizio che cerco di concentrarmi su questo grande orecchio, che a volte penso che mi distragga perché insisto e non riesco a arrivare ai piedi. Vabbè, normale. Mi imbarazza e mi rimane più o meno qua. E mi distrae un po' poi dalla percezione di questi suoni, no? All'inizio è normale. E mi distraggo nel cercare di visualizzare, di interiorizzare questo orecchio. Sì, sì, beh, un po' all'inizio è normale, come ho detto prima. Non è facile, però dopo prendi l'abitudine è normale. Dopo non ci pensi neanche, diventa una cosa automatica, mi viene da dire, dopo. Ma all'inizio è normale, perché non è abituato, si tratta di allenamento. Quello eccetera, eccetera. No, vabbè. Dimmi. Sono curiosa di sapere un po' di più sui suoni acuti. Cosa vuoi sapere di suoni acuti? Che sono la vitamina C per il nostro cervello. In che senso? Cioè... Hanno constatato che i suoni acuti ricaricano soprattutto il cervello. Il nostro cervello ricaricano. Ricaricano? Tantissimo. Ricaricano proprio. I suoni gravi scaricano un pochino. Non dico che hanno un effetto negativo, sia ben chiaro, ma scaricano un po'. Tu fai una prova, cerchi di sentire solo i suoni acuti, difficile, per un quarto d'ora e poi dopo senti, dopo una settimana, suoni solo i suoni gravi per 15 minuti. E sentirai la differenza. E ha un senso passare dal grave all'acuto? Certo, c'è tutto in un mondo. Ok. C'è un mondo. Che adesso okay. non te lo dico sì, adesso, certo, ma c'è tutto conto. Un mondo, certo. Grazie. Certo. Non ti ho detto niente, però. Ascoltandoti mi è venuto in mente di Gustavo Roll. Sì. Non so se hai sentito, lo conosci. Non lo conosco però. Questo grande, esoterico sì. mago che sì. faceva delle cose incredibili di Torino, che è morto. Sì. Se tu hai sentito la sua, una volta ha detto qual era il suo segreto, come sui 30 anni lui... aveva un posto in banca però non ci riusciva a vivere e cominciò a cercare di entrare in contatto con i semi delle carte. Quindi lui non faceva altro tutto il giorno che cercare di prevedere quale carta sarebbe uscita. Prendeva un mazzo di carte e faceva questo lavoro. Dice che un giorno, a furia di fare questo lavoro, e ne faceva anche altri, eccetera, lui... improvvisamente si apre questo terzo occhio. E il segreto era il colore verde, la quinta musicale e il calore. Lui dice in una sua lettera, sì, sì, sì. Non so se l'hai sentito. Sì, l'ho sentito. Io ti chiedevo, ma ci crediamo a questa cosa? Ma soprattutto... che cos'è la quinta musicale? Perché lui poi non la spiega con precisione. Forse tu, avendo tutta questa quello esperienza... che ho fatto prima di Diapos, che hai detto è una quinta, giusto? Vi ricordate? Do e sol, è la quinta. È quello. Però, cioè, ad esempio, parte da una nota e devi... fare con quei due Diapos? Aspetta. Allora, il violino accordato, sol, la, si, do... Sol, Re, La, Mi. Dal Sol a Re, quanti numeri passano? Se uno sa la musica. Sol, La, Si, Do, Re. È chiamata una quinta. Se ti faccio una settima. Un altro intervallo. Senti. Bach era un fenomeno. Lui era un mago degli intervalli. Allora, la quinta vuol dire che ha una sua caratteristica, vuol dire che ti crea stabilità, ti dà armonia. Come? Ma il problema è tu, non sono gli altri allora. Quanto... Ah, allora. Oh. Questa è una quinta. Come anche questa è una quinta. Perché ho fatto un'altra nota. Ah, ecco, quindi lo puoi fare...
queste sono quinte, ma adesso non vuoi entrare in temi tecnico, la quinta è tra una nota, conti cinque note e arrivi ad un'altra nota, punto, e ti dà armonia, perché ripeto, se tu cambi intervallo, io posso fare anche questo, musica contemporanea, espressionistica, dopo si basa sulla... È per quello che i virtuosi... Questo è Paganini, ma... Avevo capito, qui c'è un mondo, qui potrei parlare veramente due ore. Per quale motivo Bach ha fatto sto accordo? Potevo fare... Qui siamo... Vabbè, lui era il 1600, mi interessava fare niente. Mi fermo, sennò qui vado un mondo che è tutto mio, faccio seminare queste cose. Ma questo è un punto... Ma... Ti ringrazio per avermi detto, comunque hai capito la differenza d'armonia. Allora la quinta musicale è quella che ti dà armonia. Anche se è una cosa in generale, potrebbe essere disarmonico per alcune persone. Ricordatevi che la musica non ha una regola completamente uguale per tutti. Ed è diversa da persona a persona. Dimmi, è sempre lei, perché lei vuole sapere, vedo che è interessata. È il trattamento che ho fatto prima, questo è il ricoglimento che arriva dopo, non vi preoccupate. Dimmi. Gli overtones. Facciamo qualcosa? Allora, gli insegno anche queste cose qui. Voi sapete cosa sono gli overtones, quello che ho detto prima quel signor lì, gli armonici. Ad esempio il violino, io adesso qui lo creo. Praticamente voi sentite un suono, ma questo suono si produce grazie a questo. Sono chiamati gli armonici, adesso qui li produco artificialmente, c'è la tecnica. Si possono produrre con la voce, anche gli overtone, è una cosa bellissima, adesso c'è un mondo da spiegare che effetto fa, perché gli overtone noi li sentiamo tutto. Sentite questo suono di sottofondo, ne produce tre. E io sono abituato, sono stato addestrato a sentirli. C'è un suono di sottofondo. Non è che me lo sono inventato, c'è questo suono di sottofondo. Bambino ne crea tre, a sua insaputa, la mamma ne ha creato due, ve lo dico già, ma sono stato addestrato. Si sentono dappertutto, ogni suono che voi sentite c'è gli armonici. Gli armonici danno guarigione, e questo viene dall'antichità, Gli armonici è una cosa incredibile. Anche quando si fa con la voce, adesso io ho parlato circa due ore, spero di farlo, ma... Sentite questi fischietti? C'è il suono di base e quei fischietti lì sopra in alto. C'è la tecnica per farlo adesso con la voce, ma ci ricarico, cioè è una cosa incredibile. Mi fermo perché c'è un argomento molto vasto anche qui, ripeto, anche questo. Gli armonici ci danno veramente la guarigione. Ripeti, gli animali sono molto più sensibili perché loro li sentono molto di più. Se viene qui un cane, io sono questo, e questi prima ne creano una marea. Solo che noi siamo tutti assorti, o il grande orecchio, oppure che cosa fa, oppure che i suoni, adesso non voglio prendervi in giro, mi capite? Noi andiamo alla mente, noi dobbiamo filtrare quello che c'è alla mente. Non fregate, io ho detto il grande orecchio, ovviamente lui ha ragione, ma hai detto il grande orecchio e cerchi di farlo. Ma dico, a un certo punto tutta la tecnica via. È lì il grande terapeuta. Via la tecnica. Se esiste soltanto l'essenza, chiamiamo, del suono, in questo caso, in questo contesto, è lì, dopo quando dimentichi tutto, è un altro mondo. È acquistato una certa consapevolezza, chiamiamolo così. Scusami, ho divagato tanto, ma non so se la domanda che ti ho risposto sia coerente. Comunque, come diciamo, gli overtone fanno un beneficio incredibile sul nostro corpo. Punto. È la cosa più importante. Poi dopo se vuoi entrare in termini tecnici. Possiamo provare a farne uno con la voce? Adesso? Tu? No, noi tutti. Lascia perdere, adesso sono già stanca, non ho fame, lascia perdere, c'è tempo. Ascoltare la musica con il computer o con... fa bene lo stesso? Guarda, io dico sempre come tutte le cose, la musica fa bene tutto, è ovvio che adesso abbiamo degli... Sì, vabbè, ovvio. E guarda, come io adesso vi dico, ci sono anche CD là, li ho cercato di riprodurli fedelmente, i CD, senza manipolazione dai tecnici. È ovvio che c'è un microfono, che è diverso rispetto dal vivo. Quindi il computer ha un suono diverso rispetto alla stereofonia. Non è che ti cambia, c'è la differenza, è come io, se io e lei ci parliamo al telefono, c'è sempre la differenza rispetto dal vivo, lo senti, anche a livello energetico, lo percepisci che è diverso, un po' cambia, è normale, però non è che ti fa
po' di differenza c'è. Però ecco. Bisogna avere delle casse molto forti delle casse potenti. Ma adesso io non sono un tecnico di quelle cose, non è questione di avere delle casse, delle potenti, bisogna avere delle casse che sono buone a livello proprio non solo tecnico ma anche di struttura all'interno, adesso io sono ignorante quel tema, e anche esterna. Io ad esempio ho delle casse a casa mia che sono del 1980, però sono tutte di legno, a parte l'interno, viene dall'Inghilterra, e ti danno il suono che è molto fine. Io ho bisogno di, a me piace sentire la musica molto, quando mi metto lì a casa mia che ho un po' di tempo libero, mi metto seduto e mi ascolto la musica, e tu senti ogni suono del singolo strumento, molto più chiaro rispetto a un impianto stereo, che sono quelli grandi così, che adesso ce lo vendono a 30 euro, 40, 50, 60, 70, ovvio che cambia. Ecco, è questo, non è la potenza. Noi siamo abituati sempre, chi è il più grande, che deve fare, non è quello. Posso? Sì, certo, certo. Io ogni tanto, da quasi 50 anni, faccio il classico OM, sì. No? Però non so se lo faccio nella maniera giusta. Se c'è un modo, una tecnica perché sia più efficace. Non andare a farti, scusami, non offenderti, le seghe mentali, esatto, non farti tante seghe, tu fai quello che tu senti, credimi, mi diceva così, se tutti i sciamani che ho avuto, fai la cosa che ritieni più adatta a te. Noi andiamo sempre, perché siamo abituati a darci, io sono il primo a dirlo, io do delle tecniche dei miei allievi, e questo, ma alla fine, tracciate tutto. Sì, ma anche a livello di, ma lì non puoi cambiare, ti arriva a te che è diverso da lei da me. Quindi non preoccuparti cosa viene fuori. Tu canta, senti dove vibra, punto, basta. Senza farti il tuo storio mentale, cosa dovrò fare, cosa dovresti arrivare? Dove no, dovresti no, arrivare? Forse mi sono spiegato. Mi sono spiegato male. Cioè? Cioè, magari l'OM che faccio io, lo so semplicemente sapere se a livello di onde, di interiorizzato che esce fuori, c'era un modo per farlo, o una tecnica per farlo meglio. Tu puoi fare più lungo l'O, puoi fare più corto l'M, puoi fare più lungo l'M, più corto l'O, giocaci. Quindi il risultato c'è sempre. Guarda che anche solo fare così per gioco ha un risultato. Sì, no, ma io già da ragazzino con l'O... Allora, tu, dato che sei già vecchio come me, quindi come me, vabbè, figlio. Dai, sei giovane ancora tu. Nel senso che tu fai la tua voce, non fate problemi, veramente, crea, va tutto bene quello che fai, credimi. Ultime domande. Sempre loro due, sempre che hanno fatto l'abbonamento a fare domande, no, non ho capito. Se vuoi parlare a queste ragazze, non lo so, sempre te. Cioè, no, vabbè, dai scherzo, ma ultime due domande un po'. Abbiamo parlato di suoni gravi e suoni acuti, no? Sì. Ecco, io amo molto i suoni gravi. Ok. E invece quelli acuti un po' meno. Per esempio, quando sento le orchestre, per esempio, lo so. Diciamo che ecco, mi concentro per esempio sul basso. Certo. No? Il basso leo, il contatto, sì, sì, sì. O il pianoforte, ecco, i suoni più gravi. Ecco, quindi che vuol dire questo? È solo un fatto di gusto personale oppure potrebbero essere dei riflessi? Sto parlando di livello terapeutico, non è questione di, perché i suoni gravi non dico che fanno male, anzi, anch'io sono, quando io dirigevo l'orchestra, ovvio che la struttura armonica te lo dai i contrabbassi, certo. E quindi anche i violoncelli, quindi io come direttore d'orchestra seguo molto, non il ritmo, ma proprio i bassi, come struttura armonica, adesso scusatemi se parlo in termini musicali. Però io sto parlando a livello energetico, terapeutico, i suoni gravi non danno quell'input, mi capite, come i suoni acuti, a livello energetico, non che sono controproducenti, no, anzi, adesso quello che hai detto tu pensi che sia questa cosa, non è quello lì. Si è visto e si è constatato attraverso dei studi scientifici, anche non dico una stupidata, ma anche dei medici, che veramente i suoni acuti ci danno questa carica, ma con questi anche i suoni gravi, cioè, ci devono, anzi sono alla base, ci danno la base dell'armonia su tutto, è ovvio. Ma no, ma mica solo te, ma tantissima, ma infatti è questo, io dico, sai cosa diceva Bach? Lo dico già, perché tante cose sui musicisti, che anche questo non l'ho detto prima, ma bisognerebbe sapere, quelli che veramente hanno detto, non quelli che ci fanno vedere o quelli che ci fanno vedere quello che hanno scritto. Bach ha scritto un libro suo, Mozart ha scritto un libro alla fine della vita, che è l'archivio a Salisburgo.
Paganini ha scritto un libro, vabbè, adesso entriamo anche in un altro mondo lì. Però Bach diceva, tu una volta che hai capito, tra virgolette, tu hai sentito i bassi, inizia a sentire i suoni acuti, solo i suoni acuti, in un'orchestra. Detto da musicista, ed è effettivamente vero, questa cosa qui. Poi è vero, vabbè, c'è tutto un mondo lì. Non so, adesso mi sono spiegato un po' così, però è saperlo un po' questa cosa qua. Vabbè, ultima domanda, dimmi. Là di dietro. Poi dopo vi lascio perché dovete anche cenare come me. Anzi, io non ceno, devo andare via. Allora, volevo dire, perlomeno per quanto riguarda quello che so io, che il fatto che noi tendiamo a essere più attirati dai suoni bassi è perché quando siamo nel liquido amniotico di nostra madre, tendenzialmente i suoni sono più bassi. Questo è ciò che io so. E so che ci sono anche vari esperimenti con il canto, con le persone, le donne che sono incinte, eccetera, fanno dei percorsi, non qui, in Alta Italia, a Milano, dove fanno dei percorsi proprio su... E quello che penso io, quello che dice lei su per quanto riguarda i sogni acuti, è reale. Solo che io credo che sia una società talmente carica a livello mentale che forse abbiamo bisogno, in linea di massima, di lavorare sul diaframma perché il mentale è troppo sviluppato rispetto... Beh, questo sì, è ovvio, questo. Sì, ti do ragione sotto questo punto di vista. Penso di aver capito quello che dici tu. È ovvio che il mentale, purtroppo, sia una società così, ma adesso anche i suoni amniotici, cioè, io non so se avete mai sentito nominare Tomatis, che è stato un studioso dell'orecchio, vabbè, non mi viene in mente la parola, dai, scusate, orinotologo, come si chiama quello studio dell'orecchio, insomma? Praticamente, Ottorino, esatto. Però lui aveva studiato tantissimo e lui, se andate nel... Infatti esistono dei tomatisse, esistono proprio delle tecniche con degli strumenti che ti mettono come delle cuffie che ti fanno ascoltare i suoni otorini. Cosa è successo? Cioè, ha scritto anche dei libri. Che i suoni otorini non sono solo gravi, gravi. Lui, per far sì che assomigli i suoni più vicino possibile al suono otorino, con delle tecniche degli anni 70, 80, utilizzava la musica di Mozart a velocità tripla. E quello invece, diciamo che noi da neonati sentiamo molto il suono non grave, sentiamo prima i suoni acuti, dicono, più che i suoni gravi. Questa è una novità. Questo me l'hanno detto proprio anche lì, questo studio. Però io, ad esempio, io vi dico quello che dico, perché anche lì dico, bisognerebbe provare. Adesso non confondiamoci le idee, perché ci sono tanti libri che trattano, ma io dico, non è l'importanza... Io dico sempre, per far tutto, io ho detto che i suoni acuti ci ricano, ok, può essere una uno studio, ma dico, come lui, gli piace i suoni gravi, punto. Ogni tanto senti i suoni acuti. Gli piace i suoni acuti, ogni tanto senti i suoni gravi. Noi dobbiamo trovare sempre un equilibrio. È quello il punto. Punto. Poi dopo c'è tutto, come ha detto anche lei, giustamente c'è un fattore mentale, poi dopo nell'uterino, sì, ma dopo lì ci sono tanti studi. Ok, è vero, bello, perché anche il canto gregoriano assomiglia molto ai suoni otorini, dicono, quindi vedete, ci sono degli studi, e dico, è lunga anche a parlarne, però io dico, non confondiamoci le idee, cercate di trovare un equilibrio. Io parlo anche di un musicista, del direttore d'orchestra, come ha detto lui prima, io dovevo guardare i bassi, sentire soprattutto i bassi, i violoncelli, i tromboni, lì ti danno la struttura. È ovvio che i violini mi davano tutto, 30, 50 violini, quando è un'orchestra sinfonica di 200 elementi, che ti suonano tutti i suoni acuti, sono più evidenti i suoni acuti. Infatti i suoni acuti come il soprano sono chiamati. Suoni acuti, tutto quello. Bene, io penso che finisco giusto due paroline, poi dopo le domande sarebbe bello andare avanti, ma io vi dico solo due cose. Lì vedete, anzi ci sono dei libri, vi dico questa cosa qui perché tante persone dopo, dato che vendo, a me non mi piace fare il business, ma sono... un po' devo dirlo. Allora, cosa hai fatto, cosa non hai fatto? Vabbè, allora, i libri CD, allora, questo CD giallo, Harmony Inner, praticamente, poi ne vendo io qua, ne ho qualcuno, è come una forma di terapia, è generalizzata, mi capite cosa vuol dire, quindi qui c'è un gong, che è un gong poi è una cosa diversa, io che suono il violino in modo zen col violino, i diapo sono su un microfono, campane di cristallo, campane tibetane, c'è un po' tutto, come una forma di terapia. Poi, questo qui, bianco, chance, ci sono 150 persone che cantano una vocale ogni 8 minuti.
dato che le vocali sono 7. È particolare, uno può cantarci sotto, oppure uno può fare anche come rilassamento. Questo ha vinto tanti premi, anche New York, Listening e Blue, perché con tutte le 44 campane di cristallo e 10 minuti di campane tibetane, registrato alle grotte di Postumia. È stata una cosa incredibile, è molto forte, mi hanno detto, addirittura, vabbè, è successo che diventi miracolo alle persone, ma tralasciamo. È particolare, infatti ho vinto dei primi con questo qui, è particolare, e ce l'ho. Poi andiamo sui libri, ah, va bene, c'è anche un altro CD, ne ho solo uno o due, questo qui da Gruppo Anima, che sembra che ci sia un DVD, ma è un libricino dentro col CD, in modo diverso le campane di cristallo. I libri, quello che vedete lì, adesso lì non so se ho messo, quello blu suona, musica e suona nell'arte della guarigione, c'è un po' tutto, delle tecniche, anche foto, comprensibile almeno un po' tutto, non sono musicisti ovviamente. Poi, più terapeutico, questo qui, l'arte di guarire con la musica, bianco, che ci sono, io ho chiamato i segreti. Qui ci sono un po' meno foto, ma c'è proprio anche delle tecniche che potete utilizzarlo. L'ultimo, come ascoltare la musica, questo qui che c'è tra l'altro in vendita anche da voi, che praticamente, come ascoltare la musica, ci sono anche i punti di dove ascoltare la musica. Uno potrebbe visualizzare, non un grande orecchio, ma anche i punti. Vedete, dove ma sono cose particolari che mi hanno dato in mie mani. Io ho tutto qua, poi io vabbè opero anche. Dimmi. Volevo dirtelo. Allora, il seminario qui, se c'è un gruppo di persone, è il 10 di novembre, una domenica. Mi sembra che il 10 novembre è la domenica, è vicino qui, dov'è adesso? Labirinto, non so dov'è, vabbè, lo sapete voi. Dura un giorno intero, penso che partiamo tre quarti o le 10. Saranno 3 ore al mattino, poi 3 ore e mezza al pomeriggio. Cosa faremo? Sesso con la musica, va bene? Mi sembra giusto? Vabbè, ovvio, è quello che voglio. No, parte, ci faranno tutte queste cose in modo più approfondito, anche se in un giorno, però è più approfondito ovviamente. Lì prenderò più cose, quindi è quello che facciamo. Poi ho anche la mia scuola, lo devo dire adesso, un corso di formazione che parte il 15 dicembre, già da anni che sono 15 incontri, una giornata al mese, a Bologna, tra l'altro qualcuno di Perugia ne ho qualcuno, e quindi è una cosa particolare perché adesso poi, lo devo dire, anche nel mio ego, però non è solo questione di ego, perché questa è una cosa bella, è stata da pochi mesi tutelata musica tantra, registrato col marchio dalla comunità europea, in Italia sono stato il primo. Mi ha dato tanti vantaggi e c'è un boom. Poi io pensate, io solo 2 anni fa avevo niente internet, andavo tutto a volantinaggio, facevo le mie conferenze da 2 persone o da 100 persone, andavo così. Adesso ovviamente mi hanno voluto fare tutto un business di business, mi capite, informatica, infatti la gente guarda, sapete meglio di me, Facebook, Instagram, LinkedIn, non so come cavolo si chiama, e giustamente c'è anche quella cosa lì. E quindi chi c'è, lì l'attestato sarà certificato e chi vuole non soltanto lavorare, ho creato anche una specie di network, insomma di affiliazione che i miei allievi che vogliono fare questo lavoro, uno può anche venire soltanto per fare una crescita personale. Faccio della terapia a Bologna, sto girando un po' dappertutto, quindi adesso io ho dei allievi che fanno anche, insomma, sono a Bologna. Poi faccio il residenziale, ultima cosa, che si svolge a giugno, seconda settimana di giugno, a Egna Ora, precisamente vicino a Bolzano, che durano 4 giorni, da mercoledì sera a domenica. Vi invito, chi vuole, è meglio chi mi fa adesso, perché già le iscrizioni arrivano adesso, perché devo prendere soltanto 20 persone. È un posto bellissimo, una full immersion, ovviamente con le relative pause, si lavorerà mattina, pomeriggio e sera, però ci si diverte, c'è un bel gruppo. È dal 10 di giugno, che è un mercoledì, fino al 14, giusto? È la domenica. E lì, io vi ho dato tutto, poi dopo vedete voi, ovviamente io spero di vedere il seminario qua, siete qua a Perugia, quindi dopo di lì vediamo tutto. Grazie di cuore! Grazie. Puntuale, dai.